Versace. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Buongiorno. Volevo sottolineare che io sono stato il primo in assoluto ad uscire in tempi non sospetti. Ecco, tutti sanno che noi Versace non abbiamo scheletri nell'armadio, solo cappotti di cammello. Ecco, infatti, è vero. Tra l'altro adesso stanno saltando in tanti nel PDL. Lei pensa che dietro ci sia una possibile compravendita di voti? Non mi faccia dire cose pesanti, non mi faccia fare dichiarazioni in questo momento. Io dico solo che stanno uscendo tutti uno dietro l'altro e mi ricordano un po' una sfilata di moda. Perché? Perché io so che succederà, sfileranno verso l'uscita, faranno la giravolta proprio come una sfilata davanti a Berlusconi. E poi? Torneranno tutti indietro. Vabbè, è sicuro. Ormai l'ho vista tante volte questa sfilata qua, si parte sempre in una maniera, tranne i rari casi difficilmente. Però devo dire che uno strappo così non si rammenta da anni. Si rammenta forse? No, non si rammenta, lo dico io, non si rammenta, ne so qualcosa, nessuno ci potrà mettere una pezza, l'ho detto anche a Silvio Berlusconi. Ah, lei ha incontrato Berlusconi? Lo devo ammettere, l'ho incontrato. L'ho incontrato in una stanza segreta, sa come si chiama? No. La stanza dei bottoni. Ai. Ma non sono riuscito a scoccirgli niente, era dimesso. Si è già dimesso? Era molto dimesso, aveva un abito smesso, ormai si è stracciato tutte le vesto. Ah, certo. Quella scritta il mio autore. Certo. Ma io l'ho sempre detto che non ha la stoffa del premier. Ma senta, Versace, secondo lei si andrà verso un governo di larghe intese? Ma secondo me sì, perché ormai questo governo è un governo senza nerbo e senza manico. Diciamolo, è un governo a mezza maniche. E con l'inverno che arriva non va bene. E certamente, ma lei che soluzione preferirebbe? Un governo tecnico? Io spero in un governo Monti, perché sui Monti tirerà una bruttaria. Io consiglio una bella giacca a vento Versace. Senta, giorni fa è stato premiato da Obama in persona come uno degli italiani più rappresentativi in America. Lo so. Ha lodato lei per aver esportato il look, Colombo e Vespucci per le loro scoperte. Cosa si prova a stare in mezzo a questi due grandissimi? Io credo che bisogna rimanere coi piedi per terra ed essere modesti, perché meglio di noi tre ce n'è uno che ha unito i viaggi e l'esportazione della moda. Ah, e chi è? Marco Polo. Marco Polo. Pensi che prima di Marco Polo andavano a fare le scoperte in canottiere, che era una vergogna. Certo, è brutto. Senta, ma lei ce lo vedrebbe bene un Obama in Italia? Se lo faccia dire da uno che ha vissuto in mezzo alla moda per tanti anni, Obama può andare ovunque. E perché? Perché il nero va su tutto. Ah, ma certo. Alza la stampella, sempre. Grazie.